Cosa sono le energie rinnovabili e perché se ne parla tanto? Le energie rinnovabili sono energie prodotte da fonti alternative, che a differenza quindi dei tradizionali combustibili fossili non sono esauribili, sono illimitate e si rinnovano in continuo nonostante il loro impiego. Lo sfruttamento delle energie rinnovabili è fondamentale perché non determina impatti negativi sull'ambiente. Non si producono emissioni di CO2 che, come sappiamo, sono il principale gas che contribuisce all'ormai arcinoto effetto serra. Oggigiorno ancora l'80% del fabbisogno energetico mondiale è coperto da combustibili fossili, come ad esempio il petrolio, il carbone, ma anche il gas metano. Quali sono gli obiettivi previsti in Europa, Italia ed Emilia-Romagna in termini di energie rinnovabili? Il nuovo patto per il lavoro e il clima che la Regione Emilia-Romagna ha approvato definisce come obiettivo al 2035 il passaggio al 100% di energie rinnovabili. E invece a livello comunitario l'obiettivo fissato dall'Europa è il 32% al 2030, mentre a livello nazionale si punta al 30% sempre al 2030. A che punto siamo in Regione con le energie rinnovabili? È importante avere un'idea e il quadro generale, ad esempio rispetto ai consumi energetici complessivi della Regione Emilia-Romagna. Ebbene, questi nel 2018 si sono registrati consumi finali pari a 13.000 kilotep. L'Emilia-Romagna pesa, diciamo, rispetto ai consumi energetici nazionali per un 11%. In questo grafico vediamo che rispetto ai consumi elettrici complessivi della Regione Emilia-Romagna le fonti energetiche rinnovabili incidono per un 13% rispetto ai consumi totali. Per quanto riguarda invece la produzione, rispetto alla produzione elettrica complessiva della Regione Emilia-Romagna, la produzione di energia da fonti rinnovabili è nel 2019 pari al 27%, con un incremento del 15% rispetto al 2010. Cosa fa ARPAE su questo tema? ARPAE, attraverso l'Osservatorio Energia, provvede a raccogliere tutte le informazioni e tutti i dati sulle infrastrutture, quindi sugli impianti energetici presenti in Regione Emilia-Romagna. L'Osservatorio Energia predispone ogni anno il bilancio energetico regionale, che poi rappresenta la base conoscitiva per il monitoraggio del piano energetico regionale. L'Osservatorio Energia predispone anche i bilanci annuali delle emissioni di gas climalteranti. L'Osservatorio Energia infine fornisce supporto alle amministrazioni comunali che intendono dotarsi dei piani di azione per l'energia sostenibile del clima, i PAES, ovvero dei soli piani di azione per l'energia sostenibile, i PAES.